Attenzione! Dall'episodio 9 in poi ci saranno scene abbastanza brutte. Tutto quello che accade nel gioco non sarà problema mio. Se per caso vi verrà un infarto oppure dei vomiti, non potete accusarmi di nulla. Quindi, se non volete continuare, chiudete subito il video, altrimenti, buona visione! Per quelli che non vogliono vedere il video, si guardino... un porno. Sì, un porno. Salve amici di YouTube e benvenuti in questo 12° episodio di Amnesia. Ok ragazzi, dopo aver notato un po' di tempo, perché ragazzi sono andato a cercare in giro qua, ho capito che devo andare qui. Ma perché? Cioè, chi cazzo ci arriva, voglio dire? Cioè veramente ragazzi, questo gioco, cioè, non... o mette delle frecce, perché non è un orsacchiotto. Sto soffrirando. Il fuoco purificatore brucia sempre, mio piccolo Bendis, ma libera e rinnova. Fa male recidere carni infette? Fa male amputare un piede ormai in carne e scancrena? Chiediti questo, invece, possiamo salvarli? Non hai detto nulla di simile. Non io. Si vede. Non vedo un cazzo. Due. Adesso uno. Dai cazzo, sono tossicato, porca troia. No! Sono ritornato in questo punto di merda di nuovo. C'è un cucchiaio di medicina. Io dico, è di un cucchiaio d'argento, come quello che tenevi in mano alla nascita. Così doloroso per la tua cara mamma, ma tenuto tanto stretto nel tuo pugnetto rosso. Mentre urlavi, più tardi hai usato quel cucchiaio per scavare un buco in giardino, per arrivare fino in Messico, e poi con il tuo cucchiaio hai mangiato vermi lungo la via per mantenerti grasso. Questo cucchiaio è lo stesso che hai dato ai tuoi gemelli. Poi lo hai usato per scavare un buco nelle loro anime a orologeria e hai mangiato i loro cuori come zuppa lungo la via per mantenerti grasso. Piccola talpa grassa, dove andrai a scavare, mi chiedo? Tu e il tuo piccolo cucchiaio fatto con il midollo argenteo dei tuoi figli, avvolto nei capelli della tua cara defunta. Ah, che cazzo, era un punto interrogativo. Fatto con il midollo argenteo dei tuoi figli e avvolto nei capelli della tua cara defunta? Caro buon Gesù, mia amata Lilibet, cosa sono diventato? No, memoria! Mendus il sabotatore. Sembra che il sistema di pressione sia il tallone d'Achille di questa struttura, un aspetto che chiaramente non avevo colto nel mio primo maldestro tentativo di sabotaggio. Deviando il vapore potrei distruggere tutto. I picchi non li vedremo mai più. Tutto
sento intorno a me il tuonare dei macchinari, lo scoppio del vapore bollente. Non posso passare senza ustionarmi. Sono un'aragosta in frantumi. La circolazione è stagionante, i movimenti vitali bloccati. Il vapore mi bollerà, bollirà, perché è una semona U però. Vivo se non troverò un modo per spegnerlo. Ma non posso manco salire qua, è vero. Se negli spasmi del mio male utilizzavo dei bambini per pulire le tubature, deve esserci un altro ingresso con cui sfuggire a questo nauseante turbine di motori. Ho le narici in fiamme per i fumi di quel dannato composto Hitz che alimenta le macchine, ma resisterò e diventerò io stesso il sabotatore. Distruggerò il sistema di pressione e potrò entrare nella tubatura senza paura. Il problema è trovare qualcosa. Questo? Volete dire che è questo? Cazzo, un pighi gigante che mi sta seguendo. Oh, un altro pighi che mi sta seguendo. Sali, 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 fottitene di pighi. Eccoli. Corri, corri, corri. Aia. Devo attraversare le tubature al più presto, prima che la pressione li inondi nuovamente di vapori bolletti e corrosivi. Sento la macchina ringhiare tutto intorno a me. La sua mente blasfema e inumana. Contorcersi e strisciare, mentre allunga i suoi oscuri tentacoli nei condotti per riparare i danni. Andrò in strada. Cercherò aiuto e porterò qualcuno alla fabbrica, la ridurrò in cenere e sigillerò questo posto diabolico per sempre. Opera tua, Mendes, il tuo sogno è diventato realtà. Ti fermerò e li salverò. Troppo tardi, si comincia la mia opera iniziata. Uccideteli, miei possedini, uccideteli tutti. Sono nella cacca, sono nella cacca. Tanto c'è luce. Bello.
Ah, siamo in città. Oh no, Dio, no, cosa ho fatto? What have I done? Manco cagato di striscio, bene. Mendus, so che sei là fuori. Questa città è mia. I am this city. No! This is not what I meant! This is not what I meant at all! Nessuno sente la mancanza dei poveri. Rastrella qualche orfano e il mondo ti ringrazierà. Fai sparire una puttana e un gentiluomo ti applaudirà. Abbatti un mendicante e una signora camminerà di nuovo sicura. Li odio più chiunque altro. Con i loro privilegi, la loro presunzione, questi cosiddetti leader, i pilastri della società, questi ricchi eccentrici indossano la loro lordura. Lordura all'interno. Era giusto. Ma non per questo sono meno sporchi. Ho un piano per tutti loro. Daremo loro da mangiare e poi ci ciberemo di loro. Oh cazzo! È un mondo di porci. Redimetevi, la rendezione è vicina, purificate, liberate le vostre anime. Siete nati. Lui non è l'unico mezzo per ascendere al cielo e reclamare il paradiso. In ginocchio ceneri, ceneri, ossa e ceneri. Presto la pila arderà al punto critico e questa città splenderà come un faro e guiderà il mondo intero verso la redenzione. Bene ragazzi, devo anche leggere ogni tanto. Uffa! Quanti minuti siamo? 14 minuti. Dio mio, Dio mi perdoni, cosa ho scatenato? Sento l'odore della mia città che brucia, vedo la cenere trasportata dal vento, sento i ruggiti delle bestie malsane e le urla che si abbattono sulla città, mentre trascinano la gente per macerlarla nell'abisso. Ora intuisco qual è l'altro ingrediente del composto X e capisco anche che ho il dovere di tornare al cuore della macchina per completare la mia opera. Ho ucciso i miei figli, ho fatto cazzate, ho fatto minchiate, ho fatto rotture, ho fatto... tutto ho fatto. Bene. Stronzate, stronzate su stronzate. No, ritorniamo in città. Mi senti, Mendus? Era questo il tuo piano? Ok ragazzi, rieccomi. Abbiamo 4 minuti. Comunque devo bloccare il video. Questo mondo è una macchina per porci, adatta solo a macellare porci. No! Povero bambino. No, dai! Oh cazzo! Puttane, metti i canti, ora farei i puri di determinati porci, ma io purificherò le
strade, rifugio questa città. Aia, donerò la libertà a questa grande opera. Ah, e vabbè, cazzo. E cazzo, mi ha tolto mezza vita. Beast. Bestia, creatura, dove sono i miei figli? Dove sono i miei figli? Veloci però, cioè sono stato appena inseguito da un picchi. Su. Allevando il mondo, niente ritrosie. Non lascerò che trascinino il cadavere di questa civiltà nel nuovo secolo, giunto capodanno. Farò scattare gli ultimi interruttori e scatenerò la piena potenza della macchina. Ritrosie, giusto? O ritrosie? Mi sembra più ritrosie. Come volete voi. Tanto è uguale. Tanto ste parolone che... No, andrò lì sotto dove mangiare con i picchi, no! Questa musica l'ho già sentita, stiamo andando giù. No. No. Sono tornato come angelo della vendetta, come sabotatore. Troverò un modo per fermare la carneficina. Con un'istruzione sufficiente il cuore si era aperto alla e la macchina era confusa, quando basta per sbloccarne serrature e passaggi segreti. Devo provocarle un grosso shock, trafiggerle gli occhi, infilarle cavi roventi nelle orecchie, prenderla martellate sui denti e spingere frammenti di vetro in ogni suo orifizio. O uritizio, perché la O e la U non si capisce, uritizio diciamo. Allora su... Sì, è una U quella. No, è una O in verità. Oritizio, perché la U è un pochettino più strana. Allora sussulterà e io ne approfitterò per calarmi nella sua gola e trafiggere il suo cuore all'interno. Quindi ragazzi, concludiamo questo episodio, ci vediamo in un 13° episodio. Quindi da Bayon Community è tutto, ciao a tutti.